adesso prendiamo la strada lastricata di alabastro del Galateo. Oh, buon pomeriggio, Lapo Mazzafontane, il nostro docente di Galateo, il tenutore della rubrica fra le più attese, forse diciamo la più attesa, figurati le altre, la più attesa della settimana dei nostri ascoltatori, che dicevano ma come lunedì non parlate di Lapo. Eccolo qua lui per rispondere a tutte le vostre domande sul quello che lo scibile umano ha inventato, inventa e inventerà. Stringi sul Galateo. Pronto. Buon pomeriggio, miei alabastrini discenti, come state? Una roba giusta. Volevo chiedere, gli scherzi telefonici attivi, il Galateo immagino che non li apprezzi. Ma anche quelli passivi, tipo dire chiamatemi e poi non rispondere. Ma sì, no, ma lo scherzo telefonico fa sempre ridere, eh. Sia attivo che passivo? Ma sia attivo che passivo, basta che non sia troppo greve. È un po' come c'era un mio compagno di classe milanesone che diceva i rit fan rit e i lof fan tacalit. Una cosa del genere, voi che siete poliglotti, insomma, di chiara fama. Ma scusa, se io lo traduco, poi lo spieghi o cosa? Vi lascio a voi, insomma, il privilegio. Vabbè, lasciamola cadere. Non l'ho capito io, ma va bene. Non ho capito. E sai cosa? Non voglio capire. Tu non vuoi capire, far capire? Vi ricordate Carmelo Bene al Maurizio Costanzo Show che faceva rumore, rumore? Ecco io con le orecchie. Allora niente. Ma soprattutto parlava del non essere Carmelo Bene in questo caso. Allora, anziché parlare dei suoi coetanei, Lapo, andiamo alle domande di Galateo. Domande di Galateo che anche i nostri ascoltatori possono fare al 331-6214-013 sia via SMS, ma non lo so, sia via SMS che via WhatsApp, diciamo. Per quanto inutile ciò possa essere, poiché anche il Galateo non esiste, per citare Carmelo Bene. Noi naturalmente, facciamo perdere, perché se cominci così sembra abbastanza lisergico. Allora, io sono, sia io che Alessandro, diciamo in questo momento io che ti faccio la domanda, caro Lapo, mi sto propinquando ad un evento, un momento che mi crea grossa tensione. Può essere il risultato di un colloquio, un evento sportivo, un esame, un parto di un parente, perché se è il mio, vabbè, quello è troppo. Allora, la tensione spesso viene svolta, viene in qualche modo affrontata con dei gesti che non sono molto inerenti al Galateo. Ad esempio, mangiarsi le unghie mai? Ma insomma, i gesti apotropaici sono sempre considerati in una zona franca, nel senso, purché ovviamente uno non sia al ricevimento ad Ascot, insomma, vicino al già citato Duke of Devonshire oppure di Marlborough, e si sfrucuglia ardentemente gli zebedei, allora in questo caso potrebbe anche non essere considerato. Mentre invece il gesto apotropaico, per esempio, di tenere il cornino oppure di fare tutto, ve lo ricordate? C'erano anche quelli tipo Coca-Cola, Pepsi-Cola, osso duro, vaffanculo, quelli così, certo. Ah, che bello! Sì, quello era pregevole. Gli anni 80, sì. Sì, e per cui in questi casi c'è, come dire, una dispensa papale che io rilascio dietro, ovviamente, compenso. È chiaro. Come tutti i papi di una volta. Come i papi della tradizione, non si fa niente per niente. Ma naturalmente, noi adesso il lunedì di Radio Popolare sarà dedicato, dopo il raccoglimento di fondi per Belle Possibile, anche alla la vendita di indulgenze sul Galateo, per cui cominciate a ricevere ovviamente denari sotto banco e poi girarmeli naturalmente, purché fatto alla luce del sole, credo che, purché rendicontato come diaria, scontrino come scontrino, cioè, credo che sia il caso di un farlo. Po' alla maniera dei 5 Stelle, diciamo. Un po' alla maniera di 5 Stelle. Perché naturalmente vogliamo dire che l'indulgenza del Galateo deve essere rilasciata. Io vi posso investire, come se vi investissi di un feudo, capito? Ecco, a proposito, perché ormai ne avete facoltà. Naturalmente, a proposito di investire, parte da un aneddoto di un semi-investimento la domanda che vorrei farle, caro maestro nostro. L'altro giorno passavo in Corso Buenos Aires e ho assistito a una sorta di rissa da strada tra un motociclista e un furgone, perché il furgone stava tirando sotto il motociclista. Questo si è fermato, era una bestia gigantesca, è sceso al semaforo e gli ha divelto uno specchietto, a momenti sfonda il finestrino per tirare fuori quello dal furgone. Ora, la domanda da cui nasce, cioè che nasce da questo aneddoto, è: quando
si varca il confine per cui si passa dalla parte del torto in generale, cioè passando dalla, da ragione al torto. Quando? Che cosa si configura perché uno che ha ragione, come il motociclista che stava per essere investito, immagino io, passi dalla parte del torto quando vuole fare la pelle al furgonista, insomma. Beh, naturalmente si passa dalla parte del torto quando gli si fa la pelle, tu simplement. Vabbè, ma anche secondo me la frattura di un femore ti fa già abbastanza. No? Abbastanza. Ma diciamo che naturalmente anche gli aristocratici di più chiara fama, che non sempre in realtà sono adusi a seguire le belle regole del Galateo, per la verità, perché ce n'è di cafoni per così, però naturalmente una volta cercavano di dirimere le loro questioni in maniera più chic. Ora è evidente che noi, se un camionista ci taglia la strada in questo Buenos Aires, se noi rischiamo la morte, è un po' difficile sfidarlo a duello, con un duello di fioretto presso il nostro club preferito, che ne so, presso la società del giardino di via San Paolo a Milano, no? Probabilmente lui se ne avrebbe anche a male, si sentirebbe premenato per il naso, voi che dite? Noi diciamo che lei ha sempre ragione. Questa è sempre la good answer, risposta corretta, molto bene. Però ecco, io per esempio, cioè, se vi ricordate, una regola del Galateo molto importante è che il codice d'onore prevede la disfida a duello fra pari, ovvero non possiamo sfidare a duello una persona che ci è molto al di sotto come rango. Ma ho capito, allora, ma quelli sono i film di cappa e spada, però dai, anche tu. No, questa è una regola del codice d'onore tutt'oggi vigente. Cioè non oggi si tira un pugno a uno con gli occhiali, in pratica. Non si tira un pugno con gli occhiali, ma anche uno di estrazione particolarmente orribile e villana, se per esempio appunto ci riverbera addosso un profluvio di bestemmie, noi non possiamo reagire perché siamo orrificati, no? Profluvium orrificato, vai. E per cui in questo caso non potremo nemmeno trovare soddisfazione, perché non potremo nemmeno dargli appuntamento dietro il convento delle Carmelitane scalze, come faceva D'Artagnan, perché non sarebbe in grado di tenere nemmeno una clava in mano. Ma no, vada, ci sono anche delle domande. Abbiamo due domande a cui deve rispondere in maniera flash. Aspetti, e sono tra l'altro delle domande attuali, non del 1740 come i suoi aneddoti. Ma sapete che però il passato ha le ombre lunghe, si riverbera sempre sulla società. Purtroppo è vero. Allora, domanda numero uno, la interrompiamo facendo i maleducati. Allora, venerdì devo officiare il matrimonio di una coppia di amici. Consigli su cosa non dire e non fare? Deve officiare in quanto sacerdote? No, perché in un matrimonio civile può officiare chiunque. Ah, beh no, l'ufficiale di stato civile lo può fare. Ma puoi esserlo per quel giorno lì. Bene. Allora in questo caso cosa non vuol, non deve ovviamente fare i gesti apotropaici, deve innanzitutto vestirsi correttamente, no? Quindi per cui scarpe nere. Sì. Nere. Per carità, nere. Cintura intinta, sarebbero meglio le bretelle, perché sappiamo che quando ci si mette un abito serio la cintura è una roba veramente da briatori, bisognerebbe mettere la bretella, anche poi funziona anche se uno c'ha un po' di panza, ha bevuto un po' di birra, la bretella è anche più comoda, però anche la bretella che non sia color rosa shocking, magari intinta. Allora, scarpe nere e generale sobrietà. Generale sobrietà, la cravatta che non sia di quelle che sembrano appunto fatte con le gonne delle famose badante ucraine che noi citavamo una volta, per cui una bella cravatta di marinella seria, vada a richiederla ad Arcore, con una serie di prestazioni la ottiene. Va anche bene, poi, certo, sì. E ciò detto, uffici con un minimo di sobrietà, meglio se in latino, naturalmente. Rifacendoci allo scisma Lefebvre. Sì, sempre per il matrimonio. Velocemente, aneddoti su quando erano giovani lui e lo sposo, sì o no? Ma no. Meglio di no, va bene. L'altra domanda dei nostri ascoltatori, che è l'ultima, una meta domanda: ma quando si fanno gesti di Galateo, quando si parla o si agisce secondo il Galateo, bisogna crederci oppure è importante farlo, diciamo, anche da ipocriti? No, bisogna interpretare, bisogna usare il metodo Stanislavski, cioè calarsi integralmente nella parte del gentiluomo, anche se sia lascia pezzata, lascia la scella, darsi una sciacquata all'impronta presso la prima fontanella a gratis, che
il governo ancora non ci ha chiuso, oppure sottoposto a tassazione virulenta, ci ho detto sciacquarsi l'ascella, mettersi la cravatta di marinella, meglio se con una camicia sotto, naturalmente. Per cui non c'è altra strada che non quella di credersi dei gentiluomini, per poi forse esserlo in un futuro magari anche molto d'altronde, voglio dire, gli italiani passano il tempo a credersi esperti di calcio, credersi politici, credersi gente che non sbaglia mai le strade. Noi facevamo la pubblicità di credere, figurati, certo, insomma. Quindi obbedire e combattere. Credersi una volta, se meno male che è vero, che, no, infatti. Meno male che non è che è passato del addirittura tempo. Credersi dei Latin Lover in alcuni casi. Ciao, caro Lapo, a lunedì prossimo. A lunedì prossimo, e speriamo che si credano di più, soprattutto le signorine italiane, si credano di più tutte delle porno star. Mamma mia, la cazzata finale. In vacanza, si prepari per favore sulle amministrative, perché lunedì prossimo avremo una puntata mista. Eh sì, quindi un po' elettorale. Il Galateo declinato alle amministrative di Roma, Lodi, Brescia, eccetera, eccetera. E anche dei centri minori, Bresso, tipo. Ciao! Ciao! Allora andremo a fare un giro fra Roma e Bresso. Perfetto! Ciao! Ciao Lapo, grazie!